Invece torniamo un momento a Mauro. Tu sorridevi prima quando si parlava di peso, no? Sorridevo, sì, perché hanno una grossa... Perché sono sacrifici enormi. Sì, sì, hanno una fortuna impressionante, visto perché comunque con il taekwondo ci sono dei limiti di peso, quindi... Devi fare dei sacrifici pazzeschi. Per quanto riguarda il mio caso, sì, perché comunque essendo alto 1,98, esatto, mantenere una categoria di peso 80 kg nemmeno, cioè tu non puoi... pesare 80 e 100 perché vieni squalificato, quindi rientrare per 100 grammi in una categoria con l'altezza che ho, per me è veramente, diciamo, dura. Infatti nel percorso olimpico, nel quadriennio olimpico, devo seguire, diciamo, una dieta precisissima. È meglio dire precisa che anziché ferrea, sennò la gente pensa che, insomma, risulta un grosso sacrificio. Ma che cosa mangi nel dettaglio? Esatto. Come funziona la tua dieta, giusto per capire? Guarda, la mattina bevo un bicchiere di latte con due fette biscottate, un frutto, una mela bianca. Punto, basta, finisce lì. Allenamento, preparazione atletica, insomma, la mattina, il pomeriggio. Quanto è l'allenamento? Quanto dura? Dura un'oretta e mezza. La mattina. Che un'oretta e mezzo praticamente con un bicchiere di latte, una mela e due fette biscottate. Sì, anche perché io... Con riserva energetica. Ma già a prescindere dalla dieta, sono uno che a colazione preferisce mangiare poco. Pensa, lo stesso... Beh, però che ti devi anche muovere. No, questo però per dire che è la stessa colazione che fa Riccardo Pescante, che è il nostro coordinatore giornalistico. Me l'ha detto ora, dice, la stessa che faccio io. Ecco, vedi, quindi... E vediamo se mangia nello stesso modo anche a pranzo. A pranzo mangio la pasta, perché non deve mai... 30 grammi. No, 80 grammi di pasta, sì, pasta in bianco spesso. Pasta in bianco, poi mi alterno con carne bianca, a volte mangio il pesce, poca frutta quando pranzo, e la sera invece verdure o pesce o carne, insomma. Chiaramente il dolce neanche. Il dolce, lo sfizio, me lo levo, insomma. A Natale. No, vabbè, a Natale si mangia, poi per noi napoletani mettersi a tavola a Natale vuol dire... È un culto. È un culto, quindi no, però il sabato comunque esco con Veronica, vado a mangiare un pezzo di pizza. Veronica sarà contenta, tutto sommato, il fatto che non debba poi, insomma, debba pensare a tante cose, per carità, ma tutto sommato, no, la cucina direi semplice, anche la puoi fare da te, insomma, noi uomini, sì, sì, infatti... siamo pigri, anche se, lo ripeto, abbiamo detto anche nei giorni scorsi, i più grandi chef sono uomini, perché so, ci piace quando ci mettiamo a cucinare. Sì, su quello cucini? Sì. Io non cucino. No. Meno male che non cucino, perché sennò poi in questi momenti di recupero, di riposo, potrei veramente prendere un peso impressionante. Senti, poi vado a fare, con tutto il rispetto, tiro con l'arco. Magari portiamo Gagliazzo, che mi sembra quello un po' più sovrappeso, a fare il taekwondo, così fa una dieta, caro. Glielo possiamo caro proporre. Nespoli, glielo ci possiamo sta vedendo proporre. Adesso ci fa causa. Comunque, a proposito di essere napoletani, sei scaramantico? Sono ti scaramantico. Ti sei portato dietro qualcosa, sì, di particolare? Dietro una cosa... insomma, e questo per noi è diritto, insomma, eccolo. Vediamo, qua, guarda, vedi? Tu sai riguardo... Eccolo lì. Vedi? Eh sì, per favore. Un attimo da Andrea Tarsia, che questo di... lo porto... No, ti voglio raccontare una cosa riguardo a questo. Tu sai, insomma, chi era Benedetto Croce, chiaramente. Sì. Benedetto Croce andava in giro con il corno rosso. Un suo studente gli fa: professore, ma sa, lei, filosofo, io non ci credo, però... Da buon napoletano, buttarselo dietro, tutto sommato. Aiuta, non si sa mai. Sì, io lo porto sempre con me. Vediamo questo. Sì, c'è la pagina di Facebook di Mattina Sport, perché c'è questa interattività anche con gli amici che ci seguono da casa. Grande Mauro Nespoli, l'oro è stata un'emozione incredibile per tutti noi italiani, una grande squadra come dovrebbe essere l'Italia intera. Grazie visto che mille. Si parlava anche di dediche al presidente Giorgio Napolitano, mettiamoci dentro un po' mille. Di sociale e di politica anche. Direi che è importante. Allora, sempre con Mauro Sarmiento, voglio dirti questo, tornando un attimo al dato agonistico, sì. No? Tu hai perso una semifinale, una grande semifinale, no? Bisogna dirlo. Poi come hai fatto a recuperare energie? Guarda che sospiro, sì. Sì, perché insomma, chiaramente rimane la delusione. Recuperare energie, magari forza per affrontare in quel modo... Ti racconto praticamente quello che mi è successo dopo quella semifinale. Praticamente sono uscito fuori, non ho voluto vedere nessuno se non Veronica, che era lì con me, e ho dato un pugno forte in una porta, ho fatto un buco, sì, ero incazzato perché comunque... Beep. Quindi, i bambini stanno a scuola a quest'ora. Quindi. Sì, sì, quindi ho detto vabbè, in questo momento bisogna ricaricare le pile, perché ancora non è detto che, insomma, non posso prendere il bronzo. Sapevo che avevo l'afgano, che era un atleta molto molto bravo, insomma, quindi niente, ho preferito stare con lei, sono uscito fuori al palazzetto, abbiamo chiacchierato 2 ore.
Possiamo dire insomma che la determinazione, cioè la rabbia l'ha trasformata in determinazione per prendere questa medaglia, possiamo dire così. Ero incazzato perché comunque bip. quindi per questo, proprio per questo motivo non volevo lasciare tutto quanto avevo fatto bene a Londra e niente, poi sono andato sul quadrato e... Guarda come ti guarda Mauro Nespoli, perché hai provato la stessa emozione di Bip che ha provato lui, diciamo, durante il corso magari anche degli allenamenti, la preparazione, adesso a prescindere che poi avete raggiunto il podio più alto, però... Quello sì, perché comunque, come diciamo prima, la gara individuale mia non è stata poi... Ma sì, ma ripeto, in assoluto siamo andati poco bene l'individuale, che quindi... hai dato anche una spiegazione logica, cioè il fatto è comunque... Quindi sì, cioè, la spiegazione logica l'abbiamo adesso, l'abbiamo data dopo, lì in quel momento vedi solamente il fatto che hai perso il tuo incontro. Beh, insomma, quindi... c'è un lavoro di 4 anni per arrivare a un'Olimpiade. Esatto, quindi sicuramente c'è grande rabbia e... per fortuna poi si Ma Mauro giocava a calcio, come direi la maggior parte dei bambini. Mauro Sarmiento, chiaro. Dei bambini italiani, no, da piccoli. Sì. Anche tu, caro Mauro Nespoli, oppure hai cominciato o magari praticavi un altro sport, oppure da subito a una certa età magari ti sei innamorato. Sul tatami. No, sul tatami non ho mai avuto l'occasione di andarci, magari organizzeremo qualche... Sarebbe carino. Qualche fase di biathlon arco lui può insegnarmi, diciamo, con precisione quando devo colpire in qualcosa, inferire con le arti inferiori un po' più di cattiveria, esatto, quella sì. Noi nel tiro con l'arco manca. Ma calcio hai giocato o no da ragazzino? Ho giocato a pallone. Ragazzi, però per chi tifi tu, per Mauro Nespoli, parliamo. Io sono interista. E tu, caro Mauro Sarmiento, ma Napoli. Sono in ansia. Ecco, per l'appunto mi tocco il corno per sabato. Però vedi, sai, un Napoli straordinario. Era il tempo di Maradona che non aveva questo rollino a livello ritmico. Dai, che c'è Cavani. Speriamo, la Juve è forte. Allora, Mauro Sarmiento, sei l'orgoglio di tutti quelli che fanno taekwondo in Italia, ci dice Vincenzo Luci. Allora io chiedo a Mauro Nespoli, come direbbero gli inglesi nel tuo sport, the next target for you, qual è il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo sicuramente sono i giochi del Mediterraneo a ottobre. Mi pare di ricordare. Come mi pare di ricordare? No, perché ci sono state un po' di discussioni in base alla data. No, abbiamo sicuramente i giochi del Mediterraneo l'anno prossimo, sono molto importanti per la nostra federazione, per il CONI, quindi l'obiettivo adesso sarà quello. Quello più vicino sarà quello lì. E utilizzeremo probabilmente i campionati del mondo, certo, sempre in Turchia, un paio di settimane prima per... fare le ultime rifiniture in vista di invece questa Mauro Sarmiento. Mauro Sarmiento invece, next target? Il mio obiettivo primario è il mondiale. Ho un po' di tempo, per fortuna, l'anno prossimo a luglio, in Messico. Quello sicuramente sarà il mio primo obiettivo. È una medaglia che manca nel palmarès, sono sempre arrivato vicino, e sempre ai quarti, o per un motivo o per l'altro, o con un punto, insomma, fortuni, non sono mai riuscito a prendere questa medaglia. Certo. Quindi voglio riuscirci. Vedrai per che momento, ce la farai, dai. Allora, speriamo bene. In bocca al lupo, ci verrai a trovare invece che con la medaglia al collo, direi con un bel fiocco rosa. Sì, così adesso è importante che mi dedichi Veronica perché con la Sofia. Che sì, sì, sì. Magari. Sarebbe carino. Se ci sarà modo, perché no? Scusa, ma una parentesi: nel taekwondo ci si frattura. Lui ha le protezioni, magari. Ci si frattura. È difficile che capita, perché quando si arriva a quei livelli ci conosciamo talmente bene che, insomma, poi i riflessi sono talmente alti che, insomma, quando vedi il calcio che arriva riesci a schivarlo. No, perché adesso abbiamo la nostra rubrica dedicata a sport e salute e parleremo proprio di fratture sport al naso. Di contatto, guarda, fratture nostre sono, certo, che ne so, ti rompi il ginocchio, il crociato, ti rompi un dito perché già dato, capito. Grazie Mauro Nespoli, grazie a voi, grazie lo diciamo sempre all'esercito, all'aeronautica militare per averci Marco concesso. Volevo approfittare per fare un saluto agli amici della FC Loncobardia, sono degli salutiamoli amici. Ciao, un abbraccione. Vuoi salutare qualcuno tu, Nespoli? Ma tutti gli arcieri di Voghera che mi sostengono. Perché tu sei nato a Voghera. Sì, che mi sostengono e mi accompagnano negli allenamenti. Ok. Grazie. Anche la casalinga di Voghera, no? Famosissima.